Carstens era allievo dell'Accademia danese ed era un maestro del recupero di un'antichità primigenia, astratta, senza tempo e antinaturalistica, attraverso il primato della linea. Qui lo vediamo nelle illustrazioni delle argonautiche con l'eroe Giasone, che Thorvaldsen avrebbe anche avuto per le mani copiato e che Koch, l'amico suo, avrebbe inciso. E Zoega, invece, gli avrebbe dischiuso il panorama della scultura moderna con tutto ciò che significava, quindi il dibattito artistico, l'esistenza dei generi della scultura classica, le varie categorie della scultura classica, grazia, scultura eroica, e soprattutto gli avrebbe potuto illustrare una chiave di lettura per i protagonisti della scultura moderna come Canova, Trippel, Cardelli, come noi possiamo leggere nei rendiconti da Roma che inviava annualmente all'Accademia di Copenaghen e che furono pubblicati proprio poco dopo l'arrivo di Thorvaldsen a Roma. E proprio Zoega, che fu molto vicino e indirizzò le giovani esperienze di Thorvaldsen, ci lasciava del giovane artista un ritratto molto critico all'inizio. A Friedrich Münter, che l'aveva indirizzato da lui con una lettera di presentazione. Il nostro connazionale, Thorvaldsen, è un eccellente artista, dotato di buon gusto e sensibilità, ma molto ignorante di tutto ciò che esula dall'arte. Detto incidentalmente, è cosa davvero poco saggia che l'Accademia mandi una persona così incolta in Italia, dove poi essa dovrà perdere tanto tempo per imparare cose senza le quali non potrà mettere debitamente a frutto il suo soggiorno. Senza sapere una parola di italiano o di francese, senza la minima cognizione di storia o mitologia, com'è possibile che un artista possa studiare qui, come egli dovrebbe? Specialmente uno scultore, che non ha altro riferimento che gli antichi, si trova in un grande imbarazzo. Non pretendo che un artista sia erudito, non lo desidero nemmeno, ma dovrebbe almeno possedere qualche vaga idea sul nome o sul significato delle cose che vede. Solo pochi anni dopo, però, nel 1805, poteva scrivere con orgoglio al medesimo interlocutore che Thorvaldsen è divenuto alquanto autorevole e riceve una commissione dopo l'altra. Non c'è più nessuno che metta in dubbio che lui e Canova sono i primi scultori di Roma. Tra le due lettere era venuto un episodio di rilevanza fondamentale per la vicenda di Thorvaldsen, cioè l'esordio con la statua eroica di Giasone. E fin dal 1800 Thorvaldsen aveva ideato di comporre una statua maggiore naturale sul soggetto di Giasone che, recuperato il vello d'oro, fa ritorno alla nave dei compagni, voltandosi per vedere se qualcuno li insegua. Ma nel 1801 aveva dovuto abbandonare e distruggere il modello in Creta perché non aveva il denaro necessario per formarlo in gesso. Quando si avvicinava il momento della sua partenza per Copenaghen, dove doveva andare poi a esercitare la carica di professore di scultura, e l'artista non voleva lasciare Roma senza una traccia del suo passaggio. Un'opera che da un lato gli consentisse in patria di avere commissioni, ma che addirittura gli permettesse forse di fermarsi per sempre nella capitale delle arti moderne, trovando un committente. In effetti, la scultura moderna, con delle innovazioni introdotte da Canova, consentiva all'artista di emanciparsi dalla committenza. Grazie al modello in Creta che si poteva tradurre in gesso, i costi per una statua uguale in tutto e per tutto a una statua definitiva erano limitati e quindi l'artista poteva eseguire delle opere di propria iniziativa senza aver ricevuto una commissione. E questo indica che queste opere sono l'espressione di
di un contenuto sperimentale, sono delle opere dimostrative, come in effetti fu il Giasone di Thorvaldsen, che fu ripreso in mano nel 1802 e terminato nel 1803. Questa nuova versione dell'opera, in formato colossale, questa volta si salvò grazie all'intervento della poetessa danese Frederik Brun, che diede a Thorvaldsen il denaro necessario per formare il suo capolavoro. Grazie a questa formatura, Thorvaldsen, che ebbe per un incidente fortuito poter inviare la data della sua partenza a Copenaghen, ricevette nello studio il banchiere anglo-olandese Thomas Hope, che era stato un collezionista di Flaxman e sarà collezionista anche di Canova, che gli ordinò finalmente la statua in marmo. E lui, grazie a questa ordinazione, decise di non partire più e di procrastinare a data indefinita il suo soggiorno romano. Il suo esordio in questo genere eroico era quanto di più ambizioso si potesse pensare, perché il genere eroico era ritenuto al vertice della gerarchia accademica come quello in assoluto più aulico, più difficile, in cui i capolavori classici dell'antichità erano più difficili da emulare. Nello stesso tempo sceglieva immediatamente di porsi in gara con Canova, che aveva appena terminato il proprio capolavoro in questa classe. Canova era ormai molto conosciuto come autore di opere di statue gentili, di statue graziose, e alla fine degli anni 90 del Settecento aveva voluto mostrare che la sua ispirazione non era confinata a quella categoria, ma si poteva estendere anche al genere eroico, e aveva quindi avviato alcuni capolavori come I Pugilatori e Il Perseo. Il Perseo, in particolare, era un'imitazione in chiave ideale dell'opera più ammirata dell'antichità, l'Apollo del Belvedere, che ha un carattere suo speciale, cioè il carattere apollineo, che è un carattere in cui ci sono anche degli elementi di grazia femminile, e che era anche per questo tra i più difficili da rappresentare come canone. Canova variò la statua antica attraverso sottili variazioni che furono notate dagli intenditori. Queste variazioni erano più difficili, erano ritenute più difficili dell'originalità assoluta, e quando terminò il Perseo trionfante nel 1801 in marmo, lo espose volontariamente nel proprio studio a paragone con l'Apollo, esibendo quindi la sfida all'antico, che riteneva di aver emulato con successo. La statua fu giudicata di interesse nazionale da Pio VII, che l'acquistò per i Musei Vaticani, per il Pio Clementino, dove andò a occupare proprio il piedistallo dell'Apollo, che ormai si trovava, trafugato dai francesi con il Trattato di Tolentino, a Parigi. Quindi anche simbolicamente la statua risarciva di una perdita il patrimonio nazionale, e lo Stato mostrava di avere tra i propri sudditi chi poteva continuare la grande tradizione italiana che tanti capolavori aveva dato. Thorvaldsen, però, nella propria scultura eroica, scelse un modello diverso, che è quello che vediamo accanto, che è il Doriforo di Policleto, che era una statua che non era ancora stata identificata sulla base delle fonti, ma la cui memoria era tradotta da innumerevoli copie dell'antichità. Modello per lui di proporzioni e di ponderazione. Da questo momento in poi, per Fernow, il Giasone di Thorvaldsen divenne la pietra di paragone con la quale misurare anche la scultura di Canova. Fernow, sulla base di questo confronto, scrisse una monografia dedicata a Canova, pubblicata nel 1806, dove l'opera dello scultore veneto era messa in discussione in maniera sistematica, proprio sulla base dell'esempio thorvaldseniano, che diventò immediatamente celebre nel mondo tedesco, grazie anche al console tedesco a Roma, prussiano Wilhelm von Humboldt, che immediatamente informò i circoli intellettuali tedeschi, come per esempio Goethe. E,
abbiamo una testimonianza di come poteva essere letta questa nuova austera classicità di Thorvaldsen, che tra l'altro era stata elogiata da Canova stesso, che diceva: quest'opera di quel giovane danese è fatta in uno stile nuovo e grandioso, nelle parole di Frederike Brunn, la poetessa che aveva permesso la sua formatura in gesso. Il suo giasone si ergeva dalle profondità del passato e all'improvviso si presentava a noi come una rivelazione della più bella età dell'arte. E mai potrò dimenticare il sentimento di beatitudine che mi ha pervaso alla vista di questa sublime opera d'arte. Ecco, comparire davanti a me la reincarnazione di tutto ciò che credevo per sempre sepolto nel grembo del passato. L'alto ideale dell'eroe, in tutta la sua semplicità, la sua forza, la sua calma e la sua grandezza. La Brunn evocava proprio le parole di Winckelmann, che nell'antichità aveva visto il carattere di una nobile semplicità e di una calma grandezza. Lui si era rifatto a un'antichità diversa da quella ellenistica guardata da Canova, un'antichità più primigenia. E questa era quella ammirata da Ferno, che scriveva: «Nei tempi moderni non si era ancora vista un'opera in un puro stile così grandioso». In effetti, a ritroso anche dei commenti di Ferno, possiamo capire quale fosse lo scopo di Thorvaldsen nei confronti del suo rivale più affermato, Canova. La sua statua è una sorta di riedizione di questo genere eroico, però limitata nel movimento, che è fortemente solenne, pausato, lento. Nella gestione tridimensionale dello spazio, la statua di Thorvaldsen predilige il lato frontale. Nel contorno, che non è aperto ma è limitato da una semplice linea chiusa, che secondo Ferno consentiva di vedere meglio nella statua il concetto, l'idea che ne era la base. E infine nelle superfici, che Thorvaldsen lascerà sempre opache e mai rifinite come quelle canoviane, che invece raggiungevano degli effetti quasi mimetici della natura grazie alla famosa ultima mano, che era la rifinitura finale. L'opera però fu consegnata solo nel 1828 al suo committente. Thorvaldsen stesso, forse che all'inizio sicuramente aveva voluto trattenerla nello studio anche per mostrarla ai visitatori e avere nuove commissioni, forse Thorvaldsen stesso la mise in discussione come un'opera che era nata dal tabacco, scrisse, cioè troppo fondata sull'esempio dell'antichità, perché lui masticava tabacco quando andava a vedere i musei vaticani. E però ebbe un riflesso anche in Canova, che rispose a Ferno non con uno scritto, ma con un'opera come Lettore, dove volle ribadire che anche al carattere eroico non andava disgiunta la grazia, come poi scrisse Cicognara. Rapidamente Thorvaldsen trasferì lo spirito eroico del giasone anche al bassorilievo, come in questo caso di Briseide, in paragone nuovamente con gli sperimentali rilievi canoviani. E da questo rilievo lui parte per il proprio linguaggio, lui diventerà il protagonista del rilievo indiscusso, il patriarca del bassorilievo verrà definito. Quindi figure paratattiche proiettate sempre sul piano frontale, abolizione della prospettiva e degli sfondi illusionistici. E severità e naturalmente la precisione della linea. Ma poco dopo, grazie alla committenza di una principessa russa come Irina Voronzova, di una serie di statue per la sua residenza di San Pietroburgo, Thorvaldsen ebbe modo di imitare Canova anche in quella che era stata l'utopia dell'artista veneto, cioè di creare un nuovo Olimpo delle divinità classiche in tutti i generi e in tutte le categorie della scultura, dove far rivivere tutto il lascito classico anche come moralità, come etica, come significato sapienziale.